se analizzassimo tutte le esecuzioni immobiliari, quindi tutti i lotti in asta nel mese di marzo, abbiamo pubblicato sia come NPR Solution sia come Osservatorio T6 il numero di 23.875 lotti pubblicati in asta nel mese di marzo, un controvalore di prezzo base d'asta di oltre 4 miliardi di euro. Di questi 4 miliardi di euro e questi 23.875 lotti, un pezzo molto importante economicamente, quasi 480 immobili, cubano da soli 1,5 miliardi. Ora, quello che sta accadendo è che uno a uno i tribunali, non avendo ancora una direttiva comune da parte del Ministero, stanno sospendendo chi per 15, chi per 20, chi per 30 giorni le esecuzioni immobiliari, nonostante l'8 di marzo il Ministero della Giustizia abbia proclamato uno stato di ferie obbligate, quindi stato feriale del tribunale. Lo ha applicato su tutti gli ambiti della giustizia, il civile e il penale, ma le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali hanno preso delle loro iniziative. Quindi immaginate 140 tribunali, ognuno con due sezioni, una delle fallimentari, una sulle esecuzioni immobiliari, con 140 dispacci diversi. Stanno arrivando ogni tipo di comunicazione, tra l'altro distonica tra loro, chi interrompe fino al 3 di aprile, chi interrompe fino al 22 di marzo, e quindi ci sono delle incongruenze che stanno creando delle problematiche non soltanto a chi sta gestendo il business plan del credito, quindi il recupero di quell'immobile, di quel bene, ma anche agli stessi proprietari del bene, che non stanno capendo se entreranno in ulteriore crisi, avranno ulteriori svantaggi, ci saranno ancora delle problematiche. Pensate, nella giornata di ieri l'Istituto Vendite Giudiziarie, quindi il più grande custode giudiziario d'Italia, presiede circa 114 sedi di tribunali, ha emanato un suo comunicato stampa dicendo, a firma del Presidente, dicendo: fateci sapere cosa volete fare, perché siamo in uno stato di irrazionalità assoluta, cioè prendiamo delle misure a salvaguardia della salute, assolutamente, ma ricordiamoci che dobbiamo prendere anche delle misure a salvaguardia dell'economia. Quindi il problema, il primo impatto è che 23.875 lotti verranno sospesi giustamente dalle esecuzioni immobiliari per evitare la problematica legata alla diserzione delle aste e quindi a un automatico ribassamento del 25%, che da un punto di vista speculativo può far bene allo speculatore finale, perché non ci sarà nessuno che partecipa alle aste e quindi viene agevolato soltanto quel tipo di categoria. Dal punto di vista invece del recupero del credito e del proprietario del bene, che si vede sminuito ulteriormente il suo valore senza potersi difendere, crea delle problematiche legate proprio a questa attività. Quindi evitiamo quello che purtroppo ieri ho definito il bullismo di Stato. Sospendiamo tutto, congeliamo per almeno 120 giorni le esecuzioni immobiliari e quindi tutta la filiera del recupero, e quando dico tutta la filiera del recupero intendo anche il pignoramento presso terzi, le riscossioni coatte dell'agenzia delle riscossioni che fanno pignoramenti sul conto corrente. In questo momento l'italiano e lo Stato italiano hanno necessità di avere garantita la sopravvivenza anche economica. Quindi aggredirle con ulteriori gravami che possano soltanto staccare il cittadino dal suo Stato è in questa fase di assoluta debolezza da parte del soggetto che è costretto, per fortuna, a stare a casa, mi crea l'impossibilità di difendermi. Quindi questa impossibilità di difendermi deve essere salvaguardata con una normativa. Una normativa che sinceramente ci attendiamo venga pubblicata entro la giornata di venerdì. L'Osservatorio T6 nella giornata di martedì, del quale faccio parte, del quale abbiamo dato i numeri, quindi troverete somiglianza tra i numeri dell'Osservatorio e i numeri che ho appena dato, ha pubblicato un comunicato stampa che è apparso su praticamente tutti i quotidiani, dove stimiamo la perdita di valore ove non vengano sospese le esecuzioni, quindi chiediamo un provvedimento straordinario a firma del Ministero. È inutile dire che a questo provvedimento straordinario vanno legate tutta una serie di azioni a tutela di tutte le fasce di cittadini, comprese le piccole e medie imprese. In Italia ci sono circa 5.000 piccole e medie imprese, quindi partite IVA individuali o piccole aziende che vivono del fatturato quotidiano, che in questo momento subiranno una problematica che non deve assolutamente sfociare in nuovi non performing loans. Quindi se
congelassimo, oltre alle esecuzioni, a cappello tutto questo tipo, tutte queste operatività straordinarie, probabilmente riusciremmo a uscire ancora più vittoriosi da questa chiusura coatta, che è dovuta e doverosa, perché da quello che ci dicono sia gli schemi matematici sia i virologi, è l'unico modo per poter abbassare la percentuale di contagio, quindi rimanere in casa. Allora, cosa potrebbe accadere se non vengono presi dei provvedimenti di sospensione obbligatoria per decreto ministeriale? Quindi cosa potrebbe accadere se le esecuzioni immobiliari, le aste attualmente in attivo, non venissero completamente, tombalmente sospese? Numero 1. Secondo la legge 132/2015, ogni asta che va deserta viene ribassata del 25%, ma è logico che le aste vadano deserte. Se io non posso partecipare a un'asta perché non ho avuto la possibilità di poter vedere un immobile e non ho potuto avere la certezza che quello che sto vedendo è un bene che a me è gradito, automaticamente le aste le andranno deserte. Quindi la filiera è: non posso andare a vedere l'immobile perché il custode non può far vedere l'immobile o non vuole far vedere l'immobile, oppure il proprietario dell'immobile semplicemente con un'autocertificazione dichiara di essere ammalato, quindi non mi fa entrare in casa. Le aste andranno deserte, si abbasseranno del 25%. L'abbassamento coatto del 25% potrebbe portare a un ulteriore ribasso in pochi mesi del 56-70% del valore degli immobili, e questi immobili potrebbero essere comprati a scatola chiusa da tutti gli speculatori immobiliari sul territorio, creando un danno ai business plan di recupero, creando un danno attuale al sistema economico che è basato sulla gestione della leva finanziaria, basata sulla gestione degli NPL. Quindi non sei stato capace di recuperare, ti abbasso leva finanziaria, quindi meno capitale circolante, più problematiche a livello di erogazione di nuova finanza, che in questo momento potrebbe essere utile per sostenere le imprese. 3, più o meno 10.000 italiani al mese, 15.000 italiani al mese che hanno la casa all'asta, subiranno un bullismo ministeriale che potrebbe far sì che loro non possano neanche difendersi, perché in questo momento, non riuscendo a interfacciarsi con i tribunali, diventa complicato anche sospendere l'asta per creare un accordo stragiudiziale per trovare un acquirente che possa cancellare il proprio debito. Quindi è eco, sociale, solidale e univocamente giusto sospendere tutte le attività della giustizia per evitare speculazioni di terzi che possano giovare soltanto a quei 50-100 speculatori immobiliari che il territorio che vivranno comunque nell'attesa di questi ulteriori ribassi, e non tutelare la popolazione tutta. Deve essere qualcosa che eviti che il popolo gridi al "non ci state aiutando a difenderci". Quindi grande l'intervento sulla salute, salvaguardiamo sia gli attuali italiani, sia le attuali società che hanno gestione di immobili in asta e gestione di recupero sul business plan, sia tutti i potenziali futuri soggetti che, non potendo economicamente pagare, far fronte a causa di questa, nascente crisi economica, i loro debiti, quindi le rate con l'agenzia di riscossione, il pagamento delle tasse e così via, non abbiano a che diventare dei nuovi soggetti esecutati in nuovi NPL. Quindi creiamo qualcosa, e vi assicuro che il Ministero ne sta seriamente prendendo in considerazione le conseguenze, ci sta seriamente lavorando, tant'è che ci attendiamo entro la giornata di venerdì 13 la possibilità di chiudere con un decreto ministeriale fatto su misura tutto questo, che possa evitare l'ulteriore impoverimento dello Stato italiano dovuto all'abbattimento della microeconomia, quindi delle piccole e medie imprese, e dell'abbattimento dei valori in recupero. Vi ricordo che in asta ci sono circa 204.000 immobili in un anno, 23.000 nel mese di marzo, ma altri 21.000 erano programmati per il mese di maggio. Congeliamo questo periodo per poter riprendere tutte le attività fra 120-150 giorni, evitando anche un problema che si ritorcerebbe nei confronti dello Stato italiano, che garantisce
alcuni portafogli di recupero attraverso le GACS. Quindi per evitare un ulteriore danno all'economia italiana, interrompiamo in maniera straordinaria le attività sui tribunali.